che esprimono parere favorevole alla deliberazione proposta, rilevando la necessità tuttavia di individuare eventuali responsabili in merito alla maggiore somma pagata, cosa che chiaramente viene trasmessa alla Corte dei Conti. Poi le altre cose dette in modo abbastanza difficoltoso, seguire un po' tutte le cose che dice il Presidente, però per quanto è mia possibilità faccio sempre un po' di corrigere. Allora, ci resta sempre la prova, ci si alzano la prova, approvato all'unanimità dei presenti, 13 sono voti favorevoli. Votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Chi si alza con la prova, chi resta seduto la prova, come prima, approvato con 13 voti favorevoli. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. C'è da dire che abbiamo refuso nella compilazione dell'ordine del giorno, effettivamente riportato l'articolo 174 della legge esistenza 194, poi viene riportato nella delibera e in tutti gli altri. C'è stato questo refuso. Allora, secondo dato all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, ex articolo 174 dell'URUSP e 194, comma 1 lettera decreto legislativo 267/2000 del fine asporti del SSDARR, importo complessivo euro 78.000. Allora, il sindaco di Damonaro quindi legge un attimo la proposta.